l'intervista per il giornale delle donne, dobbiamo scegliere i nuovi costumi, dai. Che non va, non possiamo smettere, non possiamo lasciare così. Stiamo facendo una versione nuova. Il trio Lescano. Quello che tiene alto il morale dell'intera nazione italiana. Fonda nel ciel di maggio come un formaggio d'Olanda. La luna in viaggio e il suo raggio ci manda. Bravi! Leggete finalmente delle notizie interessanti sui nostri giornali. Le ragazze che realizzano il mistero della Trinità Celeste. Parlano tra loro i tulli, 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 mormorano in cori, tulli, 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 nel cantare questa canzone. Le tre Lescano ci tenderanno. Si è spenta Sandra Lescano, l'ultima delle sorelle olandesi del famoso trio che con le sue canzoni ricche di swing portò una ventata di allegria durante il periodo fascista. Viveva ormai da molti anni in un piccolo appartamento di Salso Maggiore da sola tra i suoi ricordi. Due persone. Solo due persone erano presenti. Avevano un mazzo di tulipani con loro. Li hanno messi sulla mia tomba e questo è stato tutto. Nessuno avrebbe potuto immaginarlo. Nessuna di noi, dico, non io né le mie sorelle. Se a quei tempi mi avessi detto che sarei finita così, ti avrei preso per matto. D'accordo, in Olanda non ci conosce nessuno. Lì ci siamo nate, tutto qui. Ma in Italia abbiamo fatto impazzire tutti con le nostre canzoni. Uomini e donne, ricchi e poveri, perfino Mussolini. Ricordo ancora l'odore della sua uniforme quando venne da me e mi invitò a ballare. Cos'è rimasto di quell'immenso successo? Due dischi, qualche foto e un mazzo di tulipani. Olanda, monda, la luna in viaggio, il detto raggio ci manda. Questo paesaggio che questo insieme di queste tre ragazze bravissime, una cosa eccezionale. Per quell'epoca erano una cosa quasi incredibile ascoltarle.
cosa giace, tutto tace. Ma forse Lescano è un fenomeno. Un fenomeno del canto. E Lescano, o per il loro modo, o perché vestivano in quel tale modo, o perché si assomigliavano tanto, perché, o perché erano un po', miagolavano un pochettino, era un miagolio piacevole, piacevole, perché per me era un miagolio piacevole. E loro sono ancora ricordate. Così tanto delizioso nelle case. Hanno venduto centinaia e centinaia di migliaia di dischi. Solo dei Tulipani nel 37-38 ne vendettero 350.000 copie. Quando oggi, ai tempi di oggi, nel 2006, con 50.000 copie ti danno il disco d'oro. Pensa un po', 350.000 copie di un 78 giri, pure gente che si moriva di fame l'aveva comprato. La Sandra Lescano. Di passione, di canto, sono i sogni, o tenero amor. Adesso che il pezzo del break, poi canto il 2-3. Erano molto simpatiche, però erano tanto brave, eh? Io le ricordavo sempre, che poi a un certo punto che io poi abbia fatto il trio Primavera non mi è venuto neanche in mente di poter essere loro rivale, proprio neanche in mente, perché erano abbastanza. Poi ormai queste tre voci s'erano fuse, sembrava una sola, erano proprio, sì, molto molto brave. Le tre grazie del microfono, le ragazze dello swing, il fenomeno del secolo. Negli anni 30 il trio Lescano, accompagnato dalla formidabile orchestra di Cinico Angelini e Pippo Barzizza, fa ballare gli italiani al ritmo sincopato del jazz. Canzoni come Il pinguino innamorato, Male gambe e Tuli Tulipan risuonano nelle sale da ballo e nei salotti dove la famiglia si raccoglie attorno al nuovo focolare domestico, la radio. E proprio dai microfoni dell'EIAR, l'ente radiofonico da cui nascerà la RAI, ha avuto inizio la folgorante carriera di Alessandra, Giuditta e Caterina Lescan, tre sorelle olandesi con un passato da acrobate e giramondo, capaci di incantare il pubblico grazie alla perfezione delle loro voci e a un inimitabile accento esotico. Poi però l'avvento delle leggi razziali per le sorelle Lescan, ebree da parte di madre, interprete di canzoni sgradite al regime, chiude le porte dorate del mondo dello spettacolo. Ed è l'inizio di un lungo viaggio all'inferno. Questo allora attraverso i ricordi degli ultimi testimoni dell'epoca d'oro della radio e soprattutto attraverso un indimenticabile repertorio canoro e la storia del trio Lescano, a tratti favolosa, a tratti allegra e spensierata, ma sempre con lo sfondo della tragedia del secolo. Siamo nate in Olanda, io per l'esattezza in un carrozzone da circo su una piazza. Era il 1910. Alessandra, la primogenita delle sorelle Lescan. Nostra madre era ebrea, non dimenticatelo, non è un particolare. E nostro padre era un clown. Beh, lui era un acrobata famoso, una vera attrazione. Ma poi ebbe un incidente e per noi cominciò la miseria vera. Un giorno di primavera mia madre preparò le valigie. Aveva trovato un lavoro per noi come ballerine in una compagnia che andava in tournée all'estero. Lei partì con noi. Papà invece no. Ci salutammo alla stazione. Cercava di farmi sorridere. È l'ultimo ricordo che ho di lui. Certo, il lavoro era duro. Vienna, Salonicco, il Cairo, Beirut. Eravamo sempre in viaggio.
Lavoravamo in piccole tende da circo, in squalli di teatri di varietà, e andavamo avanti. Era il nostro lavoro. Però il pubblico non mancava mai. Le gambe aiutano sempre. Avevamo la fortuna di avere delle belle gambe. Anna, l'ultimo sogno poi. Molto spesso si legge nella biografia del Trio Lescano che queste tre sorelle fossero giunte un giorno a Torino e andarono in cerca di Carlo Prato. Carlo Prato è stata una figura molto importante per l'Eiard di allora, la Rai di allora. Ma non è vero che loro andarono in cerca di Carlo Prato. All'Eiard, un dirigente dell'epoca disse a Carlo Prato di andare in giro in cerca di persone che potessero in qualche modo fare le Andrew Sister italiane. Carlo Prato va in giro e poi credo che le abbia trovate in un piccolissimo circo vicino Verona. Lui, quando le vide, non pensò minimamente alla voce. Le vide e lui si innamorò dell'immagine. Le avvicinò, disse loro se volevano cantare e scoprì che avevano un grande ritmo. E credo che il ritmo venisse a Lescano anche dal fatto di essere delle acrobate e conoscevano benissimo il proprio corpo, il ritmo, la misura, il come muoversi, che poi hanno traslato nella voce. Non credevo ai miei occhi. Dopo 5 anni in viaggio per l'Europa, arrivammo a Torino. Ricca, raffinata, elegante, o almeno così sembrava nel 1935. Si respirava un'atmosfera spensierata e felice. La gente comprava di tutto. È qui che abbiamo avuto la nostra grande occasione, alla radio. In quegli anni le dive della radio erano più famose di quelle del cinema. Oh no, non chiedermi com'è stata la prima volta. Eravamo nell'auditorio, le gambe ci tremavano. Ma in fondo sapevamo che sarebbe andato tutto bene, che avremmo avuto successo. E per prima cosa decidemmo di prendere lezioni di canto dal maestro Prato. No, non conoscevano la musica, no. Loro ce l'avevano dentro come musicalità, erano intonatissime, ripeto, e anche il canto era proprio uniforme, bellissimo, ma non conoscevano la musica. Non avrebbero potuto perché il tempo materiale per studiare musica ci vuole anche un bel po'. Loro sono arrivate da ballerine e sono diventate cantanti e allora lì, certo, le note le sentivano, ma non le conoscevano come vuole. Cioè sentiva se il maestro faceva un do, un re, un mi, un fa, perché è logico, cantando tu lo senti, però poi riconoscerlo o suonare uno strumento è diverso, devi proprio studiare. Dunque, quando imparavano i loro tri, avevamo un maestro che ci insegnava le cose. E quindi la canzone veniva scritto il trio vocale, no? Sa, con la partitura, la nota. E il maestro a una, a due e a tre insegnava la loro parte. Quindi prima l'una, tan tan tan, e li imparava. Poi la seconda voce, tan tan tan, e li imparava. E poi la terza voce. Erano velocissime. Appena tan 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 avevano imparato le loro voci, basta, e partivano tutte e tre, perfetto, che non sbagliavano più. Come tre strumenti. Che davvero una trovata, quando suona, suona e suona, il maestro ancora non sa che nel cuore d'ogni strumento c'è nascosto un sentimento, c'è di fuoco il suo tormento, chi la sua felicità. Suona, suona, la... Ti
dice che il pubblico non ha mai sentito nessun trio cantare. I primi dischi non capiva nulla, però la gente cominciava, poi magari c'erano anche gli appassionati dello swing, e loro facevano molto swing, canzoni melodiche ne hanno fatte sì qualcuna, ma non tante. Che infatti vede che il maestro Prato e il maestro Bazzizza erano orchestre con lo swing. Questo sincopato fa muovere la gente, fa muovere le gambe, fa ballare ed è un senso vitale, è un senso di vita che si era un po' dimenticata con il regime che aveva cominciato a mettere dei confini, delle barriere, un po' come quando nell'educazione si dice questo si può fare e questo non si può fare. Lo swing invece che cos'è? Una doccia gelata, è un gettarsi a mare d'inverno e avere un colpo, avere una sincope, però è vitale, ti friziona e quindi ti fa ballare. Quindi questo era molto affascinante ed ecco che lo swing ha avuto un successo enorme. Questo matrimonio fra le inflessioni di jazz e il melos mediterraneo, fra l'azzurro del Mediterraneo e i colori, l'arcobaleno che mostrava il jazz. È stato questo miscuglio di un fascino fantastico, irresistibile direi. Mi ricordo ancora il petit four e lo champagne. Frequentavamo ambienti signorili. Noi, figlie di un clown e di una ebrea, a nessuno importava delle nostre origini. Ci amavano in tutta Italia. Era il successo. Non c'era giornale che non parlasse di noi. E tutto questo nel giro di 2 anni. E quella sera famosa, quella sera di cui tutti parlano, il principe Umberto ci aveva invitato a una festa, al Palazzo Reale. Cantammo le nostre canzoni, fra gli applausi. E poi qualcuno si avvicinò. Era in uniforme. Era Mussolini. Voi siete le dive del secolo, disse. La gente vi ama, e io pure. Proprio così, disse. Ci chiese se eravamo iscritte al partito. Guardai mia madre. Se sapesse che è di origine ebrea, pensai. Gli risposi che noi eravamo straniere e che non ci interessava la politica. Lui sorrise e fece il saluto fascista. Io risposi al saluto. Sì, feci il saluto fascista. Così, come quando fai le cose per fare un piacere a qualcuno. Poi lui mi diede il braccio e abbiamo ballato. Il duce e l'olandesina ebrea. Abbiamo ballato, ballato per tutta la serata. La radio è stato un grandissimo mezzo di comunicazione e Mussolini capì subito quale importanza e quale potere potesse avere la radio, tanto è vero che cominciò a distribuire gli altoparlanti in tutte le scuole, fin dalle elementari, dalla prima elementare. Quando lui diramava i suoi bollettini, i suoi discorsi, dovevano ascoltarli tutti. La musica leggera era un fattore che appassionava molto il pubblico, che chiamava molto il pubblico, che ha fatto crescere e moltiplicare le vendite degli apparecchi radio. Lo condurrà con il suo lavoro!
Quanti ricordi. Lontani, ma anche tanto vicini. Proprio sento il cuore che mi batte fortemente a ricordare tutte queste cose. Quanti anni sono passati. Sì, oggi è un po' cambiato il sistema, la sistemazione, perché dunque lì c'era proprio una, come una platea. E io come cantante, dunque eravamo tutti qua, tutti i cantanti eravamo qui e così aspettavamo il nostro turno. Noi come le impiegatine, perché allora eravamo in Eyar, Rai, però eravamo quasi casalinghe, le cantanti un po' casalinghe. Ci alzavamo tranquillamente e allora noi arrivavamo qui, c'era il microfono, poi davanti avevamo il primo, così il maestro Barzizza, pronto lì con la sua bacchetta, simpatico, con un viso sempre sorridente. E in avanti tutta la grande orchestra, io ricordo Dovidio, Iottini, tutte le trombe, bravissimi. E poi c'era la sezione tromboni, ma erano degli orchestrali, delle orchestre, era un suono, il suono dei sassofoni, io me lo sogno ancora di notte, è un suono vellutato, un suono dei sassofoni all'americana. Stato assunto a Radio Torino a fare le riprese in diretta e andavamo tutto a segnali. Così voleva dire chiuso il microfono, oppure così bisognava diminuire il livello, meno i violini, più i violini e meno le trombe, i fiati hanno sempre dato noia, perché naturalmente di microfoni ce n'era solamente uno e quindi si poteva fare ben poco, bisognava dosare così, insomma, a segni, ecco, si andava a segni. La radio era come una grande famiglia. Bonino e Rabagliati erano innamorati di mia sorella Ketty. I colleghi maschi erano ben disposti con noi, beh, le colleghe magari un po' meno. Fu un periodo sereno e gioioso. Oh, i teatri in cui ci esibivamo, le nostre foto nelle campagne pubblicitarie, i ruoli nei film che ci venivano offerti. Mamma, mamma, per la via ho incontrato il macellaio. Nella sua macelleria l'ho seguita in sai da sé. Per avere un sorrisetto quel grazioso macellaio. Tutto il cuore d'un capretto in omaggio dato a me. Mamma, mamma, l'altro giorno il gattone del fornaio ha lasciato il pane al forno per parlarmi del suo amor. Mamma, mamma, questa sera ho parlato col lattaio. Il ragazzo ancora spera che papà consentirà. Se potessi avere 1.000 lire al mese. Te la ricordi? La cantavano i garzoni in strada. Io li sentivo dal nostro nuovo appartamento, vicino Piazza Vittorio. Era bellissimo. Potevamo andare alla radio a piedi. Avevamo il telefono, il parquet, le scale di marmo. Che lusso! E poi le risate e l'allegria che risuonavano nella casa. Le sento ancora, la mamma, Ketty, Judith. Se potessi avere 1.000 lire al mese, noi allora ne guadagnavamo 1.000 al giorno. Ma la mamma era una brava amministratrice, infatti loro avevano l'alloggio, avevano la macchina, avevano i gioielli, pellicce, no, sono stati veramente bene. Poi certamente che loro un po' di lusso dovevano farlo, perché il prestigio bisogna mantenerlo, se no la gente poi
No, non può andare un artista con un paletò del Lupin per dire, insomma, deve essere vestita bene, perché poi lo frequentavano tanti locali, erano, sa, come adesso, no? Un cantante vede anche per televisione, quando si fanno vedere anche le ragazze, insomma, hanno degli abiti da sera, loro avevano tutti gli abiti da sera. Ma come si truccavano però? Ma guarda, andavano in... Io mi ricordo in camerino che si... Dunque, si mettevano il rimmel, eh? E dopo c'avevano una specie di candela nera e con uno stuzzicadenti andavano a prendere un po' di cera di questa candela nera accesa e se le mettevano tuc, tuc, sopra le ciglie che si erano fatte con rime, ci mettevano una pallina nera. Erano assurde, anche per i tempi che pure ci si truccava abbastanza pesantemente, ma come loro, e poi portavano dei boccoli in testa, si facevano sempre dei gran boccoli con la molletta, boccolo, molletta, boccolo, molletta. Erano veramente assurde. Ma Sandra era una bellissima donna, come ho detto prima, no? Molto, molto bella, un bel fisico, poi era bella di adesso, anche gli occhi, quel sorriso molto dolce, poi si vede, insomma, una bella donna. La Giuditta era una, forse meno bella come aspetto fisico, però era molto estrosa, aveva delle iniziative, lei da qualunque cosa faceva, creava delle cose, no? Che invece Sandra non aveva questo dono, poi ognuno ha i suoi doni. Sandra era un tipo signore, signorile, era tutta impettita, però quando diceva qualcosa lei lo diceva in un modo signorile e le sorelle le davano già ascolto, assolutamente. Caterina era una bella voce, ha lanciato delle belle canzoni, era brava, era una ragazza, diciamo, brava, non si lamentava mai di nessuna cosa. Ammettiamo, dobbiamo ricordarci che Caterinetta ha lanciato La nebbia portata dal vento, bellissime, belle canzoni così, ed era molto carina. La Giuditta invece era pestifera, era un affarino più piccolo di tutte e tre, ma era sempre seria, aveva sempre da dire con tutte e due, e loro le dicevano sempre: ma Giuditta, ma lascia, ma smettila, smettila. La famiglia Santerina dalla sera alla mattina si fissa piano piano, fa il sovino e il friulettano, chi va sempre Boccaccini, chi lo che fa di Angelini, chi sarà che spalancati per la ventola Pagliati, mamma vuole la melodia, ma la figlia invece vuol il maestro Petralia, quando fa una cosa in sol il papà si mette in lista, vuol San Papi Popartista, va di tempo ma che fa, tanto Pippo non lo sa. Erano sempre in orchestra perché le facevano entrare in tutte le canzoni, c'era sempre il piccolo ritornello cantato dalle Lescano. E quindi eravamo sempre insieme, però se devo dire, non avevano amici, erano solo loro tre. Solo loro tre, non ci parlavano nemmeno, erano molto riservati, anche un po' di sussiego, devo dire, un po' di roba così. Certo, erano molto brave, ma sempre per conto loro. L'unica cosa che posso ricordare, insomma, dove erano un po' meno per conto loro è stato che la più piccolina di statura, che guardi, non so nemmeno, so solo il nome di Caterinetta, perché faceva sempre la solista fra loro tre. E poi era più alta e poi era un po' meno brutta, ma la più bassa di statura, che si è fidanzata con il sax dell'orchestra Angelini. Ecco, l'unico avvicinamento che ho visto di loro verso qualcuno, altrimenti stavano sempre per conto loro. Non erano molto simpatiche, però erano tanto brave, eh? Ogni cantante che incideva, specialmente nella loro casa discografica Cetra Parlophone, volevano sempre un qualcosa vicino a loro, perché gli dava una, come posso dire, una spinta maggiore sia nel canto che per la vendita dei dischi, capito? Difatti ogni cosa, pure loro, ha
grande successo. Il Trio Lescano era il Trio Lescano. Ne avranno inciso, penso, da sole e in coppia con altri cantanti, intorno ai 150-200. Dal 36 fino al 42 hanno avuto sempre grandi successi. Ultimissime, Notte Blu, Papà e Mamma, Piccole Stelle, con Rosellini, Nord Espresso, Cosa Importa del Domani, Colleghe di... Ma sono tutte carine, perché so, canzoncine talmente... Adesso forse sono frivole, però non è così, perché c'erano tutto un sottofondo di cultura sotto, capito? Perché gli autori all'epoca erano molto sarcastici nel fatto del periodo fascista, allora non potevano andare a dichiarare cose che inascoltabili, che poi venivano censurate, capisci? E allora dovevano fare sotto forma canzoncine per bambini per pizzicare poi i veri colpevoli. Filippo non lo sa, ma quando passa ride tutta la città e le tassine, dalle vitrine di famiglie morte fine. Poi lui con grande serietà saluta tutti i palenchini e se ne va. Credo che i funzionari del Minculpop e il Ministero della Cultura Popolare fossero un pochino più realisti del re, più papisti del papa, come si dice, e fossero estremamente ligi alle direttive di regime, e che forse Mussolini non stesse proprio dietro a queste cose. E naturalmente nascono le canzoni della Fronda, ma le canzoni della Fronda diventano tale soltanto nella paranoia di questi funzionari. Per esempio, il tamburo della banda d'Affori. Il tamburo della banda d'Affori dice il tamburo principale della banda d'Affori che comanda 550 pifferi. Stranamente, i 550 pifferi corrispondono al numero esatto dei funzionari della Camera dei Fasci. Altra canzone della Fronda è stata, per esempio, quella bellissima canzone Illusione, dolce chimera sei tu. Pensavano che volesse dire illusione, voi vi illudete che si possa vincere la guerra. Oppure gli italiani che erano stanchi di questa vita guardavano la fotografia del Duce e cantavano vento, vento, portalo via con te. Ma di quelle che si dice che durano gli amici e che muovere la gente, non me ne importa niente, non me ne importa niente. Tutto voglio non parlare, tutto voglio criticare, e se mondo è maldicente, non me ne importa niente, non me ne importa niente. Io so che d'intorno vado e tante ironia, sorrido di tutto e poi tiro via. Ma di quelle che si dice che si furano gli amici e che muovere la gente, non me ne importa niente. Di cosa dovevamo aver paura? Eravamo all'apice del nostro successo e sembrava che niente sarebbe cambiato. Quando iniziò la guerra, a dire il vero, cominciammo a preoccuparci per i nostri parenti ebrei in Olanda e poi per i parolieri delle nostre canzoni. Alcuni di loro furono convocati dai gerarchi fascisti per i testi che avevamo scritto. Io non vedo, non piangere,
e del Regno d'Albania. Ascoltate. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Ma lì per lì, in Italia, non ce ne siamo accorti. Sì, c'era la guerra. Intanto mio fratello subito in Africa. Ma insomma, ancora in Italia la guerra non si sentiva, benché insomma in Italia è scoppiata sul fronte francese, perché la dichiarazione di guerra è stata alla Francia subito. E difatti io a Torino c'avevo già un corteggiatore che era un ufficialetto, un tenentino rosso di capelli, e è partito subito per la Francia, e le prime lettere che mi scriveva erano drammatiche, perché ci sono stati subito i morti, insomma, anche se pochi. Comunque non è che in Italia proprio la sentissimo molto questa guerra, a parte che c'era ancora l'entusiasmo, vincere e vinceremo, tutte queste cose, la guerra lampo. Ricordo tutte queste cose così tremende. Tutta l'attenzione era puntata su di noi e pensavamo che fosse un bene. Pensavamo che, essendo famose... Ma c'era anche molta invidia. Eravamo in guerra e noi eravamo pur sempre delle straniere. Che fossimo ebrei comunque neanche lo sospettavano. Un giorno la mamma disse che era arrivato il momento di fare delle scelte. Alla fine del 1941, davanti a un funzionario del comune di Torino, con i maestri Barzizza e Prato come testimoni, prendemmo la nazionalità italiana. Fu l'ultima volta che tutti i giornali parlarono di noi. Ad un certo momento il maestro Prato deve scegliere, deve cercare tre bambine che prendano il posto del trio Lescano. Questo trio Lescano che, poi abbiamo saputo, erano ebree e dovevano assentarsi, cioè non potevano più far parte dell'Eiar. E allora il maestro Prato doveva scegliere queste tre bambine. E allora la mia parte non era cantare la canzone normale, così, la melodia, no? Io avevo delle particine che in questo caso dovevo imitare e ascoltare Giuditta Lescano, e lei era il basso del trio. Ed è per questo che il maestro Prato ha adottato un sistema. Il trio Lescano è rimasto ancora un po' in Eiar con noi, però da quel momento tutte le volte che insegnava un pezzo al trio Lescano il maestro Prato voleva anche noi vicino, perché dovevamo ascoltare molto, ascoltare quello che facevano loro, come si ponevano, ecco. E noi, bambine, apprendevamo subito, e quindi noi abbiamo imparato molto dal trio Lescano. Monica, quale effetto ci fa? Giri gli occhi di qua, giri gli occhi di là. Parsi. Se ancora c'erano feste a Torino, noi non venivamo invitate. Sparlavano di noi, del fatto che fossimo ebrei, e chi aveva contatti con noi era guardato male. Avrebbero dovuto sapere, pensavo, quello che mi aveva detto Mussolini anni fa durante il ballo. Ero preoccupata, soprattutto per mia madre, e di colpo vidi una via d'uscita. Scrissi al Duce in persona e gli chiesi la tessera del partito fascista. Se avessimo potuto iscriverci saremmo state al sicuro, pensai. Sarebbero finiti i pettegolezzi, perché gli ebrei non potevano avere la tessera del partito. Era la nostra ultima possibilità. Io credo, e ancora oggi credo, adesso non voglio fare quella che... perché adesso sembra che chi difende i tempi di allora abbia... che, ma è la verità, nessuno ci ha mai chiesto niente. Io credo che se le Lescano hanno fatto delle richieste, si siano adoperate per avere delle
maggiori. Io credo che l'abbiano fatto per paura, perché effettivamente la paura era cominciata a entrare in qualcuno di noi. Anche noi le cantavamo le canzoni di propaganda fin dall'inizio della guerra. Non solo quelle, ma anche quelle cantavamo, certo. Ma cosa dovevamo fare? Morire di fame? Certo, non era facile, specialmente quando arrivarono sempre più tedeschi per combattere contro gli americani. E noi lì a cantare per loro, mentre sapevamo... Ma alla fine anche la fedeltà al regime non è servita. Arrivarono ordini dal ministero. Il direttore della nostra casa di produzione, la CETRA, ci disse che era dispiaciuto, ma non poteva più tenerci sotto contratto. Sugli ultimi dischi che avevamo inciso, invece del nostro nome, scrissero Trio CETRA. Eppure, senza un preciso motivo, continuavo a pensare che tutto sarebbe finito bene. La guerra purtroppo l'abbiamo sentita dopo. Dopo, nel 1943, quando ci fu quell'annuncio dell'armistizio terribile, l'8 settembre, io casualmente mi trovavo al nord ed è stato molto brutto perché prima mi ricordo che stavamo cantando con degli amici così perché facevamo degli spettacolini per i soldati. È arrivato la guerra è finita, un ragazzo in divisa, la guerra è finita, e non era finita per niente, era finita che aveva detto che la guerra è finita, però è cominciata, perché in un attimo i tedeschi hanno preso tutta la città e tutte le caserme. Era freddo a Genova, un freddo pungente. Era novembre, alla fine del 43. Dovevamo esibirci al teatro Grattacielo. Avevamo appena cominciato a cantare quando vedo salire delle persone sul palco. Faccio finta di nulla, continuo a cantare. Loro urlano che dobbiamo smettere. Guardo meglio, sono due ufficiali tedeschi. Urlano che siamo delle spie. Delle spie, noi. E che mandiamo messaggi al nemico cantando Tulipan. Con questi nasi, ci fa uno, non potete essere che ebrei. Ho alzato la testa, non avevo paura. Poi mi sono girata e ho visto il terrore negli occhi delle mie sorelle. Se la razza si può vedere dal naso, gli risposi, allora anche lei è ebreo. Ci rinchiusero nel carcere di Marassi. Per Ketty fu un'esperienza atroce. Sapeva bene il tedesco e doveva fare da interprete quando interrogavano i partigiani. Erano giovani, li torturavano. Per fortuna non è durato a lungo. Quando le sorelle Lescano vengono arrestate nel novembre del 43, scompaiono completamente dalla scena artistica. Ma scompaiono completamente, perché intanto l'Italia aveva altri problemi in quel momento piuttosto che pensare al Trio Lescano. Ma fra l'altro c'era una nuova generazione di cantanti che era subentrata e che, guarda caso, erano tutti in forza alla casa discografica CETRA, che aveva tutto l'interesse di lanciare queste nuove voci, questi nuovi artisti, e non avevano sfruttato fino al massimo il Trio Lescano. Dopo non interessava più a nessuno. Non vivrò.
tra noi, queste tre ragazze e la mamma. E ci hanno chiesto due camere, perché avevano due camere. Ci hanno chiesto due camere per loro, però se possibile su secondo piano, perché lì c'era solo due piani. Mio zio ha detto sì, erano vuote. Mi ricordo è il 20 e il 21, il numero delle camere. Erano vuote e sono andate su. E poi dopo io, dato che si prende i numeri per mettere sul registro, non hanno voluto. Dice, noi, la mamma ci ha poi detto che è ebrea, se potevo farne a meno di mettere sopra il numero, perché c'era la finanza che veniva a vedere. E allora non li ho segnate. Loro non uscivano, stavano sempre al chivalà. E quando venivano sotto a mangiare da noi, si chiudeva le porte. Perché avevano appetito, sa? Avevano appetito, poverette. E venivano, facevamo polenta, mio zio faceva polenta e spezzatini, faceva patate, salame, budin, e loro venivano a mangiare, e anche bere. Bevevano, Giuditta poi è terribile. Poi un giorno la mamma mi ha detto, io vado in Olanda. Me ne vado nei miei paracci. E non le abbiamo viste più. Finita la guerra, non avevamo più niente. Incominciammo di nuovo a lavorare, questa volta per i soldati inglesi e americani. Visti dal palco, credimi, sono tutti uguali. Ci esibimmo con le Andrew Sisters, che erano in Europa per una tournée. Andammo subito d'accordo. Erano entusiaste di noi. Ci dissero che dovevamo tenere duro e che sicuramente avremmo avuto di nuovo successo. Ma Katie non ne poteva più. Voleva sposarsi, avere dei figli. Si era innamorata. Insomma, voleva smettere. Ero furiosa. Dopo tutto quello che avevamo passato, noi eravamo la sua famiglia. Comunque, decisi che il trio non sarebbe finito così. No, mai più debiti e miseria. Cercai una sostituta, una che le assomigliasse, una con la stessa voce. Allora, io ero lì alla RAI che studiavo da solista e il maestro Prato mi chiama e mi presenta all'Escano e dice, questa è la ragazza che vi ho detto che potrebbe andare bene per voi, come fisico, come voce, come tutto. E lì sono iniziate le prove, però non è stato facile perché intanto doveva essere il trio Lescano di prima, con la stessa armonia, con la stessa tonalità di voce e tutto. E loro avevano poco tempo, perché abbiamo avuto 20 giorni solo allo scadere del contratto che avevano loro, dovevano cominciare entro 20 giorni. E tutti si stupivano che non fosse anche menzionato il mio nome. Però se loro dicevano Duo Lescano, Ebria Maria non era più il Trio Lescano, loro contratti non avrebbero avuti, perché sa com'è la gente ricorda il Trio Lescano, per cui il mio nome non è mai stato menzionato, nessuno mai l'ha saputo che io cantavo con loro, perché così loro volevano, d'altra parte, via salvare l'apparenza. Allora nel 1946 ho cominciato a fare una tournée per tutta l'Italia. Dopodiché nel 47 abbiamo fatto ancora una tournée in Austria e in Svizzera e poi fortunatamente ho avuto questo contratto per l'America Latina. Siamo state a Radio Il Mondo per 6 mesi e allora naturalmente lì erano ritornate a essere anche più serene, perché erano ritornate alla vita che facevano loro prima della guerra, che avevano naturalmente molte possibilità, poi molti applausi, benessere piacevole in fondo, perché è difficile avere una vita di beneficio con tutto ciò che comprende e poi di punto in bianco non avere più nulla,
diventa molto difficile. E loro mi dicono, in Argentina siamo stati veramente bene. Questa è molto bella, questa è sempre Radio Il Mundo con il microfono della radio e qui stavo provando delle canzoni. Il maestro mi Diego, io sono questa, Giuditta e Sandra. Sei anni abbiamo viaggiato per il Sud America. Frattanto avevo... quanti anni avrò avuto? Avevo passato la quarantina. Con gli spettacoli riuscivamo a stento a vivere, niente di più. A Caracas decidemmo di smettere. Maria tornò in Italia. Giuditta e io ci guadagniamo il pane per qualche tempo lavorando come cassiere in un supermercato. Poi anche lei si sposò e si trasferì a Maracaibo. Non ho più saputo niente di lei. Non ho più telefonato, mai una lettera, né due righe, niente. Alla fine anch'io ne avevo abbastanza del Sud America. Volevo tornare in Olanda, ma lì non avevo più nessuno e così ritornai in Italia. Contavo di rivedere Ketty, ma era troppo tardi. Un cancro se l'era portata via a 40 anni. Avevo letto in una rivista che lei si era trasferita a Salso Maggiore e dico a mio marito, ma senti, vorrei tanto andarla a trovare perché erano tanti anni che non la vedevo più. E così abbiamo fatto. Siamo partiti, siamo arrivati a Salso Maggiore e non trovando subito la casa chiedevo, nel contempo attraversando l'interno di una villetta, dico ma forse qui, forse là. E dall'interno sento la Sandra che mi chiama, Maria, Maria vieni, sono qua. E beh, è una commozione grande. E allora sono entrata in casa e l'ho vista, poverina, naturalmente io la ricordavo meglio di come era lei proprio, e l'ho vista una signora molto triste perché ricordo delle sorelle, una che era mancata a 40 anni, la Giuditta che lei non sapeva più dov'era, e lei continuava a far girare il disco di Tulipan perché evidentemente lei viveva solo più di questi ricordi, non voleva lasciarli perché erano come una fonte di vita per lei. Comunque il nostro dialogo, c'è un rammarico in me, perché avrei voluto che mi, e non ho osato, chiedere un ricordo, una fotografia, un disco loro. E invece, ma io sono sempre stata così, ho avuto un rispetto di questi suoi ricordi e non sono riuscita a chiederle nulla, nemmeno a dire ma ti ricordi quello che abbiamo passato insieme a Buenos Aires, non sono riuscita a chiederle nulla. Perché mi sembrava di rivangare nel passato, intristirla ancora di più di questo sguardo malinconico che lei aveva, giustamente, perché era rimasta sola, non aveva più nessuno, né mamma, né papà, né sorelle, e viveva in questo passato di ricordi e di cose, e basta. «Vedi, Sandra», diceva mio padre, prima di ogni suo spettacolo mi indicava il pubblico fra le tende del circo. «Guarda tutte quelle facce», mi diceva. «Domani forse non si ricorderanno il mio nome, ma il piacere che gli ho dato, quello non lo dimenticheranno mai». Sul lettino vicino, ogni cosa giace tutto tanto.